Siamo in compagnia di Pietro Marincola, autore del libro biografico La valigetta dell'accordatore, dedicato alla vita professionale di Angelo Fabbrini, eccellenza nell'ambito della musica classica. Può dirci chi è Fabbrini e come è nata l'idea di scrivere un libro sul suo talento? Fabbrini è sostanzialmente un tecnico accordatore di pianoforte, oltre che imprenditore, perché nella sua attività rientra anche quella commerciale, insomma, anche se specificamente per i pianoforti. Lui si è reso protagonista di un'impresa professionale che possiamo definire straordinaria, e quindi sia l'editore Passigli di Firenze che io abbiamo ritenuto che questa storia andasse raccontata, cioè doveva essere raccontata per evitare che si perdesse nella notte dei tempi. Ad esempio, se trovandosi alla Carnegie Hall di New York e notare che sul palco c'è un pianoforte che reca la scritta Fabbrini, ci si pone delle domande: chi è Fabbrini? Da dove viene questo pianoforte? Poi, magari approfondendo, si scopre che il pianoforte è uno Steinway, e guarda caso lo Steinway si produce anche a New York, oltre che ad Amburgo in Germania. Quindi diciamo che gli spettatori si sono chiesti, anzi hanno chiesto direttamente all'allora presidente Henry Steinway cosa ci facesse un pianoforte targato Fabbrini sul palco, su un palco di New York. E questo si è ripetuto in altri teatri un po' in tutto il mondo, e ripeto, non esagero se dico in tutto il mondo, perché questi pianoforti girano un po' in tutti i paesi. E la risposta a questa domanda è, diciamo, in sintesi è stata: Angelo Fabbrini è un tecnico, accordatore, imprenditore di Pescara, Abruzzo, Italia. E questo ha generato ulteriore curiosità. Se si considera, e si può immaginare facilmente, il costo del trasferimento di uno strumento da Pescara a New York e ritorno, e in aggiunta il costo del tecnico che poi dovrà occuparsi di questo pianoforte. Naturalmente nel libro abbiamo cercato di soddisfare molte curiosità, espresse direttamente, altre ce le immaginiamo, non in maniera esaustiva, perché avremmo dovuto addentrarci in particolari tecnici che avrebbero potuto risultare incomprensibili. Il maestro Fabbrini, nell'ambito della musica classica, ha un prestigio assoluto. Può raccontarci se nel libro ci sono aneddoti particolari della vita sia personale che artistica di Fabbrini? Il libro è ricchissimo di aneddoti, di storie che riguardano rapporti intercorsi tra Fabbrini e numerosi artisti. Ovviamente parliamo di pianisti, anche se poi i suoi rapporti si estendono ad altri strumentisti e direttori d'orchestra. Il libro sta incontrando il favore dei lettori. Nelle prossime settimane sarà presentato in diverse città e nei teatri. Può parlarci di come il maestro Fabbrini ha accolto questi giudizi positivi e se sarà presente agli incontri? Purtroppo l'uscita del libro ha coinciso con l'avvio delle restrizioni sanitarie, possiamo immaginare come questo ci abbia costretto a bloccare qualsiasi tipo di iniziativa. Ovviamente l'editore stava programmando una serie di eventi e di presentazioni, ma le presentazioni di un libro poi si traducono inevitabilmente in assembramenti, per cui siamo in qualche modo, diciamo, legati all'evoluzione di questa situazione. Abbiamo delle gratificazioni già, nel senso che l'editore ci ha comunicato che il libro ha riscontrato
discreto interesse, apprezzamenti e poi abbiamo avuto una gratificazione inaspettata, ovvero l'assegnazione del premio speciale per la narrativa nell'ambito del premio Flaiano. Mi auguro che questo libro renda onore alla grandezza di questa straordinaria impresa professionale di Angelo Fabbrini.